La famiglia nel cuore di Papa Francesco e di tutta la Chiesa, che riunita in Vaticano per il Sinodo dei Vescovi, ne analizza le fatiche e le difficoltà, mette in guardia dai pericoli del mondo di oggi e soprattutto cerca di indicare la cura perché, come più volte il Pontefice ha detto, è lì che si gioca il nostro futuro. Lo sanno bene le coppie giunte da tutto il mondo per rendere testimonianza della loro realtà, spesso diversa a seconda dei contesti in cui vivono. In Sudafrica, ad esempio, negli ultimi anni è cresciuto il numero dei divorzi e la famiglia affronta sfide differenti come le migrazioni o le malattie. Bui e Jabulani Nkosi sono sposati da 35 anni, da tempo impegnati nella pastorale familiare con le coppie giovani che dicono sono assetate di verità, affamate della parola di Dio. You've got more single parent families. You even have child-headed families due to HIV and AIDS. Ci sono più famiglie monoparentali, ci sono anche famiglie con minori capofamiglia a motivo dell'HIV-AIDS, ci sono anche più famiglie dove manca il padre e sono le madri a guidare la famiglia o i bambini e ci sono anche problemi di migrazione in cui la gente si sposta dalle zone rurali a quelle urbane in cerca di lavoro perché c'è molta disoccupazione, soprattutto tra i giovani, ma ci sono anche persone che si spostano da altri paesi nel nostro e viceversa. Questo destabilizza la famiglia, perché la spezza, comporta povertà e dispone i bambini agli abusi sessuali, oppure al coinvolgimento nella droga, nella pornografia o nella prostituzione. E questo rende la famiglia molto vulnerabile, perché l'obiettivo di queste persone è quello di sopravvivere. In questo modo, questo veramente distrugge le nostre famiglie. Makes the family very vulnerable, because these people are just looking for a way to make a living. And in that way it really destroys our families. Sfide completamente diverse rispetto all'Italia, dove il rischio per le famiglie è quello di chiudersi sempre più in se stesse, nell'incapacità di chiedere aiuto e sostegno, pericoli che interrogano anche la stessa Chiesa, chiamata ad accompagnare e avvicinare le persone attraverso nuove modalità. Un concetto espresso con chiarezza da Maria Lucia e Marco Matassoni, famiglia di Rovereto con 4 figli. Perché le nostre comunità possano essere comunità accoglienti che proprio hanno sullo sguardo, lo sguardo fisso su Cristo, sicuramente una collaborazione più importante, più attiva, più una sinergia fra presbiteri e sposi, cosa che spesso non respiriamo, no? Ma questo dipende tanto da noi quanto da loro. Cioè dobbiamo essere anche noi sposi veramente che cerchiamo questo incontro con i presbiteri proprio per dare un'immagine appunto di comunità che si fa famiglia di famiglie, ma noi che la sperimentiamo tutti i giorni possiamo sicuramente dar loro un contributo importante. Pensiamo che la vita di comunità possa essere da stimolo per, da una parte, accogliere e integrare tutte le famiglie, dall'altra per le famiglie di sentirsi veramente parte di una comunità che procede pur nelle difficoltà, ma si sente veramente chiesa viva, una chiesa, appunto, come è stato già detto, inclusiva, che non mette delle barriere o degli steccati, ma che cammina. Se questo fosse allargato a tutta la comunità, credo che avremmo veramente, la famiglia può diventare sì, una via della Chiesa e viceversa, la Chiesa può beneficiare molto di questo contributo. Sono grandi le attese della famiglia per il Sinodo, chiamate a comunicare la speranza, come suggeriva l'Instrumentum Laboris, e ad essere la prima scuola di educazione e di fede. Jabulani Nkosi della pastorale familiare della Conferenza Episcopale Sudafricana. Siamo felici per il Sinodo, nel senso che il Papa ha capito l'importanza di una buona famiglia come fondamento dell'umanità. Senza buone famiglie non c'è una buona Chiesa, senza una buona Chiesa non c'è una buona comunità, perché è lì che si ritrovano i valori cristiani per la vita.